Ed ora la biodiversità del nostro stretto tra fenomeni, miti, correnti e pesci abissali. Se ne è discusso nel corso di un incontro promosso dall'associazione Villa Futura e noi ci siamo stati. Tutelare la biodiversità dello stretto, in particolare di questi tratti di costa che sono ricchi di biodiversità e di particolarità anche mitologiche, anche letterarie. Sì, l'area dello stretto è conosciuta e riconosciuta per la sua grandissima peculiarità e dal punto di vista mitologico, ma soprattutto dal punto di vista scientifico. Se pensiamo che arrivano a Villa San Giovanni e a Messina ogni anno decine di studiosi da tutto il mondo per conoscere queste caratteristiche che riguardano sicuramente le correnti, che riguardano i fondali, che riguardano questi particolarissimi pesci abissali e queste pseudomeduse come la velella velella. Può diventare un fattore di attrazione turistico per un turismo ecologico, per un turismo culturale, per un turismo didattico. L'area dello stretto e Villa San Giovanni, Punta Pezzo in particolare, diventano così dei fattori di attrazione importantissimi e tutte le associazioni ambientaliste e culturali del territorio promuovono questa realtà. Lei è l'iniziatore dei tanti Abyss Day che ora sfociano nell'adozione da parte del comune, ma ci vuole anche una struttura, un museo, come più volte si è detto. Certamente sono anni che io faccio queste ricerche e ho codificato delle giornate particolari in cui possiamo vedere sulla spiaggia di Cannitello tutta la fauna che viene dalle profondità. Quindi è una fauna cosiddetta abissale perché viene sopra in superficie e poi noi la troviamo sulla spiaggia di Cannitello, Punta Pezzo. Quindi ho codificato questo fenomeno e ho definito anche una data in cui c'è, diciamo, tutta una presenza di questi pesci abissali, e quindi è un laboratorio la spiaggia di Cannitello, e quindi va valutata, va rivalutata, nel senso che si possa essere, diciamo, avere una prospettiva di una narrazione, per i turisti, per gli scienziati, per coloro che sono curiosi. Quindi l'appuntamento di oggi, qual è la novità dell'appuntamento di oggi? L'appuntamento di oggi, che è, diciamo, il comune di Villa San Giovanni, è stato sensibilizzato a valutare la possibilità di fare un punto di osservazione di tutti questi fenomeni e naturalmente collegarli alla narrazione che c'è nell'Odissea.